ed è stata un po' brutalmente messa alla fine perché era un titolo che in maniera anche semplice dava un'immagine forte e metteva in una posizione di forza quella debolezza che abbiamo sempre voluto mettere all'inizio di questa mostra, di mettere al centro, dandogli un risalto particolare. Di fianco a me c'è Oscar Martin Tayou, c'è con noi anche Nari Ward, oltre Antonio Calabro e Andrea Missoni, perché ci dovrebbe essere anche Andrea Tadiello, Alberto Tadiello, che è qua e che potrebbe anche venire al tavolo, essendo uno degli, che è qui, uno dei quattro artisti che presentiamo oggi con nuove installazioni. Io ci tengo a sottolineare così tanto i nomi e le loro presenze perché è stato un lavoro veramente molto impegnativo quello che hanno fatto e che hanno presentato qua all'Hangar, un lavoro lungo, è stato fatto in molti mesi di discussione, di ragionamento, come sempre di germinazione, possiamo dire, all'interno dello spazio della mostra. E l'altro giorno passeggiavo in questa mostra, ovviamente, e dicevo, ma forse se mettevo tutti insieme questi lavori in una fase unica, se io e Andrea facevamo una mostra mettendo tutte le opere in un colpo solo, forse si faceva meno fatica e forse si faceva magari la stessa cosa. Poi ho detto, ma non sarebbe mai potuto venire fuori una mostra così, perché il tempo ha costruito il senso di questa mostra. Cioè le opere che sono venute fuori sono veramente venute fuori dentro una relazione con lo spazio e tra le opere una con l'altra. Quindi mi ha confermato il senso di lavorare con un tempo così lungo, di dare quindi anche dentro una fatica diversa, ma per affermare forse un modo nuovo che si vuole inaugurare qui all'Hangar come modalità curatoriale e programmatica. Vabbè, insomma, il titolo L'anello più debole della catena quasi noioso stare a spiegarlo, sono venute fuori diverse interpretazioni, un po' sono state scritte nei comunicati stampa, a me quella che piace di più è quella forse di qualche cosa che viene rotto, una geometria che si rompe da questo anello che si spacca, no? Per cui rompe una prevedibilità e ti ha detto qualche cosa di non inserito dentro qualche cosa di strutturato, ma con la sua forza spacca una sequenza. Allora il fatto di rompere una sequenza è sempre molto interessante perché è un po' come quella mezzaluna di Mario Hiro che da ottobre continua a compiere il suo giro di rivoluzione con quella immagine così forte di macchina quasi medievale di ferro, e però fa poi dopo venire fuori quel pensiero che era la pianta di Atlantide, no? Quindi una pensiero di immagine. Ma questo è semplicemente l'immagine che ovviamente dietro le cose forti ci sono lunghe catene di anelli deboli anche, che proprio alla fine risultano quelli più forti perché permettono che le cose succedano.